Allora, registrazione attivata, sono le 10:36 dell'1 settembre 2020. Procediamo a chiamare l'appello. Armetta. Buongiorno, presente. Costantino. Presente. Cusimano. Assente. Galeotto. Assente. Gottuso. Assente. Fiore. Presente. Megna. Buongiorno, presente. Puma. Puma è collegato, quindi presumo che sia presente. Buongiorno, è presente. Presente. Sandovalle. Buongiorno, presente. Presente. Affine. Buongiorno a tutti, presente. Sono sei se non vado errato, giusto, dottoressa Robocchini? No, siete sette. Ne mancano tre e sono Cusimano, Perfetto, Galeotto e Gottuso. constatata la presenza del numero legale, nomino scrutatori i consiglieri Sandovalli, Armetta, Scafidi. Se non ci sono osservazioni al riguardo, si procede al primo punto all'ordine del giorno, trattazione verbali delle sedute precedenti, non avendo comunicazioni da dare. Presidente, onde Sì. evitare discussioni dopo, perché magari qualcuno non riesce ad entrare e non sa Ok. come fare, cortesemente, io posso telefonare a Cusimano con il numero, qualcuno può telefonare a Gottuso e a Galeotto. Sì, lo facciamo. Io, lei proceda, io faccio, io chiamo Gottuso e Scafidi chiama Galioto. Va bene? Proceda. Cusimano? Cusimano lo chiamo pure io. Gottuso sta partecipando, è entrata adesso. Quindi io chiamo Cusimano e Scafidi chiama Galioto. Va bene? Sì, questa cortesia in modo che poi vediamo Accertiamo la presenza di Gottuso alle 10:38. Gottuso è presente? Ottuso. Aspetti un attimo, intanto lo vedo collegato. Sì, Apre. presente. Perfetto. Presidente, Sì, dottoressa Lobocchiaro, mi dica. io Ok, con il verbale sono pronta. puoi iniziare a darne lettura. Posso iniziare, va bene. Questo è il verbale del 14 febbraio 2019. Vai. L'anno 2019, giorno 14, nella sala consiliare, tutto questo lo salto. Presiede la seduta il vicepresidente Fabio Costantino e assiste nel ruolo di segretario istruttore amministrativo Claudia Buffa, che su invito di quest'ultimo procede all'appello nominale. Alla fine dell'appello sono presenti sei. Constatata la presenza del numero legale, il vicepresidente Costantino dichiara aperta la seduta e nomina col consenso unanime del Consiglio nella qualità di scrutatori consiglieri Puma Gottuso Galioto. Il vicepresidente Costantino, non essendoci comunicazione da parte della Presidenza, chiede se ci sono interventi da parte del consigliere. Non essendoci nessuna ingerenza, passa alla trattazione dell'ODG, all'espressione di parere numero 19, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento per decentramento avente per oggetto proposta di delibera consiliare, protocollo numero 181.258 del 27-12-2018. Avente per oggetto approvazione documento unico di programmazione DUP, periodo 2019-2021 e del bilancio di previsione 2019-2021, sospesa nella seduta precedente in quanto si era deciso di avere la presenza di un tecnico esperto che potesse dare ulteriori delucidazioni in merito. Il vicepresidente Costantino ne dà lettura e visto che era stata fatta la suddetta richiesta per ulteriore delucidazione e a tutt'oggi non si è presentato nessuno, dichiara di esprimere parere non favorevole. Il consigliere Scafidi conferma che non avendo avuto nessun tipo di spiegazione e delucidazione,
decisione da parte di un tecnico il suo parere sarà non favorevole. Il consigliere Galeotto sostiene che ancora una volta l'amministrazione centrale non mostra interesse a dare delucidazione riferendosi alla suddetta espressione di parere, pertanto il suo parere sarà non favorevole. Il vicepresidente Costantino, chiusa la discussione generale, sottopone a votazione la suddetta espressione di parere che riporta il seguente esito: presenti 6, favorevole nessuno, contrari 2, Costantino e Gottuso, astenuti 4, Cusimano, Galeotto, Puma e Scaffide. Il Consiglio esprime parere non favorevole. Alle ore 9.47 entra il consigliere D'Asta, presenti 7. Il vicepresidente Costantino passa al prelievo della mozione numero 32 dell'ODG, avente per oggetto consentire anche l'ingresso e l'uscita delle auto dal portone in ferro sito in via Vergine Maria del cimitero Santa Maria del Rotolo, a firma del consigliere Puma. Si vota il prelievo che riporta il seguente esito: presenti 7, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva all'unanimità. Il consigliere Puma evidenzia che la vecchia e primaria entrata del cimitero era quella di via Vergine Maria, molto ampia, che consentiva sia l'ingresso che l'uscito molto agevole. Premesso che l'odierno ingresso è quello di via Papa Sergio I, molto angusto, in prossimità di curva, creando un traffico notevole con emissioni di polvere sottile, pericoloso per chi da via Vergine Maria percorre in direzione di via Papa Sergio I, trovandosi le auto davanti, incombendo anche un pericolosissimo incidente. Considerato che il Consiglio ritiene fondamentale agire a salvaguardia della vita umana per avere meno polvere sottile, minor traffico, minor probabilità di incidente e quant'altro, è necessario intervenire affinché si crei un diverso ingresso ed uscita che consenta nella via Papa Sergio I e via Vergine Maria un traffico snello e agevole per garantire l'incolumità dei cittadini. Conclude chiedendo al Consiglio della settima circoscrizione di deliberare la mozione affinché impegni il Presidente a porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e conseguenziali per consentire anche l'ingresso e l'uscita delle auto dal portone in ferro sito in via Vergine Maria del cimitero Santa Maria del Rotolo. Il vicepresidente Costantino, chiusa la discussione generale, sottopone a votazione la suddetta mozione che riporta il seguente esito: presenti 7, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva all'unanimità. Alle ore 9.53 esce presenti 6, alle 9.54 escono i consiglieri D'Asta, Scaffide e Puma, presenti 3. Il vicepresidente Costantino, sulla sostituzione degli scrutatori, chiede la verifica del numero legale. Alle ore 9.55 il segretario procede all'appello nominale. Risultano essere presenti il vicepresidente Costantino e i consiglieri Cusimano e Galeotto. Il vicepresidente Costantino, constatata la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta. Ok, se non ci sono osservazioni al riguardo, abbiamo chiuso la discussione generale. Alle 10.40, dottoressa Lobocchiaro, sono entrati sia il consigliere Galeotto e sia il consigliere Cusimano. Se ne chiediamo, se ne accertiamo la presenza? Sì, buongiorno Presidente, sono qua. Buongiorno, Galeotto. Buongiorno a tutti. Ok, Cusimano presente? Galeotto e Cusimano. Sì. Tutti. E così mano pure presente. Ok, procediamo all'appello nominale per votazione dell'atto. Allora, Annetta. Favorevole. Costantino. Costantino. Aspetta. Cusimano. Favorevole. Galeotto. Consigliere Galeotto. Favorevole, dottoressa, ho detto. Mi scusa, non avevo sentito. Gottuso. Favorevole. Signore. Presente favorevole. Megna. Astenuta.
Puma. Presente e favorevole. Sandovalle. Presente e favorevole. Scafidi. Presente e favorevole. Presidente, l'esito è 9 presente e un astenuto, 8 favorevole. Ok, il consiglio approva a maggioranza. Posso dare lettura dell'atto verbale? Può procedere alla lettura dell'atto verbale. Allora, verbale del 26-2. L'anno 2019, giorno 26, salto tutto questo, preside la seduta il presidente Giuseppe Fiore, ed assiste nel ruolo di segretario istruttore amministrativo Claudio Buffa, che su invito di quest'ultimo procede all'appello nominale. Risultano presenti 8. Constatata la presenza del numero legale, presidente Fiore dichiara aperta la seduta e nomina con il consenso unanime del Consiglio nella qualità di scrutatori i consiglieri Galeotto, Sandovalle e D'Asta. Alle ore 9.43 entra il consigliere Cusimano, presente 9. Il presidente Fiore apre la seduta comunicando ai consiglieri che giovedì del corrente mese verrà effettuata la disinfestazione nella stanza incriminata dalla presenza del topo e a luglio verrà fatta la delattizzazione. Il presidente Fiore, chiusa la discussione generale, passa alla trattazione dell'ODG e preleva la proposta delibera numero 13, intitolazione Aiola di fronte alla scuola media e borghese, e 27 maggio a Claudio e Domino. A firma dello stesso. Dottoressa, mi scusi, sì. Forse ha detto borghese, la scuola è borghese. Ho sbagliato io, consigliere, grazie. No, era per eventualmente... No, è scritto borghese, io ho sbagliato a leggere. Perfetto, non c'è problema. Grazie. Ti figuri. Alle ore 9.48 esce il consigliere Scafidi, presente 8, si vota il prelievo, presenti 8, favorevoli 8, contrario nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva all'unanimità. Il presidente comunica ai consiglieri che è pervenuta un'email da parte di un cittadino che chiede l'intitolazione dell'aiuola di fronte alla scuola media borghese 27 maggio a Claudio Domino, il ricordo e la memoria dell'evento luttuoso avvenuto per mano mafiosa, in quanto costituisce motivo di crescita morale oltre che spirituale per le nuove generazioni. Pertanto, rilevata la valenza dell'iniziativa indirizzata a questa presidenza, chiede al Consiglio della Settima Circoscrizione di deliberare la proposta affinché si impegnino gli organi competenti sulla suddetta intitolazione. Il presidente, chiusa la discussione generale, sottopone a votazione la suddetta proposta di delibera. Presenti 8, favorevoli 8, contrario nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva all'unanimità. Alle ore 9.52 escono i consiglieri D'Asta e Cusimano, presenti 6. Il presidente sostituisce il consigliere D'Asta con il consigliere Puma in qualità di scrutatore con il consenso unanime del consiglio e passa al prelievo della mozione numero 33, metanizzazione del vecchio borgo marinaro nella borgata Renella, cioè l'area compresa tra via della Barca e via della Leva, a firma del consigliere Puma. Si vota il prelievo, presenti 6, favorevoli 6, contrario nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva all'unanimità dei presenti. Il consigliere Puma evidenzia che la bolletta energetica per le famiglie rappresenta una delle uscite più cospicue e il clima di questo inverno aumenterà l'importo della bolletta. Evidenzia che in via della Barca è presente la conduttura del gas e molti residenti hanno chiesto che vengano servite tutte le vie di detto borgo. Considerato che la posa di detta tubazione è in capo alla AMG, azienda municipale che dà ottimi servizi all'utenza e verrebbe incontro a quelle che sono le esigenze primarie dei cittadini, ritiene necessario intervenire per soddisfare le esigenze del residente, dando un'alternativa a quello che è l'uso dell'elettricità. Inoltre crescerebbe un'azienda locale che ambisce
a diventare leader nazionale nel settore della fornitura del gas. Alle ore 9.59 entra il consigliere Scafidi, presente SET. Presidente, chiusa la discussione generale, sottopone a votazione la suddetta mozione. Presenti 7, favorevole 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva all'unanimità. Alle ore 9.59 escono i consiglieri Galeotto, Cottuso, Sandovalle e Scafidi. Presenti 3, presidente, sulla sostituzione degli scrutatori chiede la verifica del numero legale. Alle ore 9.59 il segretario procede all'appello nominale e risultano essere presenti il presidente Fiore, il vicepresidente Costantino e il consigliere Puma. Presidente Fiore, constatata la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta. Se non ci sono osservazioni al riguardo, dichiaro chiusa la discussione generale e sottopongo in votazione l'atto per appello nominale. Allora, Armette. Favorevole. Costantino. Assente. Cusimano. Presente. Galeotto. Favorevole. Scusate, Cusimano non ha votato. Sì, favorevole. Ok. Favorevole, dottoressa. Gottuso. Gottuso. Favorevole, favorevole. Fiore. Favorevole. Megna. Astenuta. Puma. Consigliere Puma, c'è? Presente e favorevole. Sandovalle. Favorevole. Scafidi. Presente, favorevole. Presidente, allora, 9 presenti e 1 astenuto e 8 favorevoli. Ok, approva a maggioranza. Presidente, passiamo al... con un ulteriore verbale, sì. Verbale del 17 dicembre. L'anno 2019, il giorno 17, presso la sala consiliare, presiede la seduta il presidente Giuseppe Fiore, assiste nel ruolo di segretario istruttore amministrativo Claudia Buffa, che su invito di quest'ultimo procede all'appello nominale. Risultano presenti il presidente Fiore e consigliere Armetta, D'Asta, Galeotto, Galeotto, Cottuso, Puma, Sandovalle, Scafidi. Presenti 8. Constatata la presenza del numero legale, il presidente Fiore dichiara aperta la seduta e nomina con il consenso unanime del consiglio, nella qualità di scrutatori, i consiglieri Armetta, D'Asta e Puma. Il presidente Fiore, non essendoci comunicazione, chiede se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Il consigliere D'Asta evidenzia che a causa del maltempo di qualche giorno addietro si sono riversate sulle strade della città alberi diversi e rame, causando diversi ingenti danni che ad oggi non sono stati rimossi. Molti cittadini hanno segnalato in diversi punti della città i disagi causati dai suddetti, e tutto questo si poteva evitare se si effettuava la potatura degli alberi per come era stato previsto e sollecitato. Inoltre, l'impianto di illuminazione in molte zone della città non funziona e i cittadini non possono restare al buio rischiando spiacevoli incidenti. Pertanto chiede che il presidente Fiore intervenga con urgenza ed il pugno forte. Alle ore 9.38 entra il consigliere
Sandovalle. Il presidente Fiore dichiara che ha sollecitato gli interventi della rimozione degli alberi di verde e del rame ed ha telefonato al dottore Lamantia per ricordare che con urgenza debbono effettuare la potatura degli alberi, in quanto possono causare con l'arrivo del maltempo danni irreversibili ai cittadini. Per quanto riguarda l'illuminazione, ha ricevuto diverse ed innumerevoli segnalazioni da parte di cittadini e si rende sempre più conto che la situazione è diventata insostenibile e vergognosa, pertanto e programmerà una serie di interventi con effetto immediato. Alle ore 9.40 entra il consigliere Cusimano, presente 10, alle ore 9.40 esce il consigliere Scaffidi, presente 9, e il presidente Fiore, chiusa la discussione generale, passa alla trattazione dell'ODG punto 2, approvazione verbale sedute precedente, dà lettura del verbale del 12 novembre 2019. Alle ore 9.42 esce il consigliere D'Asta, il presidente Fiore passa alla sostituzione del consigliere D'Asta con il consigliere Galeotto in qualità di scrutatore con il consenso unanime del consiglio e sottopone a votazione il suddetto verbale che riporta il seguente esito: presenti 8, favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva all'unanimità. Il presidente Fiore passa alla lettura del verbale del 18 novembre 2019. Si vota il suddetto verbale che riporta il seguente esito: presenti 8, favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva all'unanimità. Il presidente Fiore passa alla lettura del verbale del 20 novembre 2019. Si vota il suddetto verbale che riporta il seguente esito: presenti 8, favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva all'unanimità. Il presidente passa alla lettura del verbale del 25 novembre 2019. Si vota il suddetto verbale che riporta il seguente esito: presenti 8, favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva all'unanimità. Alle ore 9.51 escono i consiglieri Armetta, Cottuso e Puma. Il presidente Fiore passa alla sostituzione dei consiglieri Armetta e Puma con i consiglieri Sandovalle e Cusimano in qualità di scrutatore con il consenso unanime del consiglio. Alle ore 9.53 escono il presidente Fiore per un'urgenza ed il consigliere Sandovalle. Presente 3, il vicepresidente Costantino assume la presidenza e sulla sostituzione degli scrutatori chiede la verifica del numero legale. Alle ore 9.54 è presente il vicepresidente Costantino e i consiglieri Cusimano e Galeotto. Il vicepresidente Costantino, constatata la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta. Ok, se non ci sono osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale e sottopongo in votazione l'atto. Dottoressa, procediamo per appello nominale. Sì. Allora, Armetta. Favorevole. Un attimo solo, Sandovalli, scrutatori, Armetta, Scafidi, presenti, ok. Armetta presente, favorevole, ok. Sì. Costantino. È assente. Assente. Cusimano. Favorevole. Galeotto. Favorevole. Gottuso. Favorevole. Fiore. Favorevole. Megna. Megna. Assente. Puma. È presente, ora vediamo. Puma. Puma. Presente e favorevole, presente favorevole. Grazie. Sandovalle. Presente. Favorevole. Scaffini. Favorevole. Allora, presidente, 8 presenti, 2 assente e 8 favorevoli. Quindi 8 presenti, 8 favorevoli, il consiglio approva all'unanimità. Io con il verbale ho finito. Bene, procediamo alla trattazione dell'ulteriore punto all'ordine del giorno. Presidente, le posso ricordare che c'è la mozione numero 16 che è stata letta in una seduta. Poi è stata tentata di approvare, ma non è stata più approvata per mancanza del numero legale.
Sì, e questa è stata ampiamente trattata, si vota, se, leggiamo semplicemente l'oggetto, dottoressa, lo bocchiamo. E mozione a firma dei consiglieri Sandoval e Puma, 20 per oggetto, posizionamento cestine per deizione canine nella borgata di Carbillo. Ok, si vota l'atto, già ampiamente discusso, e di cui si è discussa, si è chiusa la discussione generale, procediamo all'appello nominale. Allora, Armetta. Favorevole. Costantino. Assente. Assente. Cusimano. Presente. Favorevole. Okay. Gagliotto. Favorevole. Gottuso. Assente. Fiore. Favorevole. Megna. Assente. E Puma. Adesso arriva. Puma. Presente. Favorevole, presente e favorevole. Ok, grazie. Valle. Favorevole. Scalfini. Presente e favorevole. Presidente, 7 presenti, 7 favorevole. Il consiglio approva all'unanimità. Ok. Procediamo alla trattazione del punto 17 all'ordine del giorno. Una mozione a firma di Gottuso, Puma e Sandovalli, rendere possibili ai cittadini di spazzare e diserbare le strade del territorio circoscrizionale. Ok, ne diamo lettura. Sì. Allora, è premesso che ai proprietari sono, ai proponenti sono state avanzate dai cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza la richiesta di poter essere utile volontariamente alla collettività a titolo gratuito e senza nulla pretendere dall'ente territoriale comune di Palermo, considerato che il provvedimento reddito di cittadinanza ha fallito miseramente le politiche attive del lavoro e sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione non fornisce adeguati servizi ai cittadini come lo spazzamento o il diserbo delle strade della città e in particolare quelle della settima circoscrizione, che è esistente una grande quantità di forza lavoro che si offre volontariamente a titolo gratuito senza nulla a pretendere nei confronti dell'amministrazione comunale per rendere più decoroso il territorio in cui viviamo. Ritenuto che le autorità comunali possono, applicando il buonsenso nel rispetto della legge, deliberare sull'opportunità senza alcun provvedimento burocratico di dare a chi ne abbia voglia, singolarmente o in gruppo, liberamente e volontariamente a titolo gratuito e senza nulla pretendere all'amministrazione comunale la pulizia, lo spazzamento e il disturbo delle strade, il Consiglio della Settima Circoscrizione impegna il Presidente affinché intervenga presso gli organi e gli uffici preposti per dare un, con semplicità e nel rispetto della legge a chi singolarmente o in gruppo abbia o abbiano liberamente e volontariamente a titolo gratuito e senza nulla pretendere all'amministrazione comunale la possibilità di spazzare o diserbare le strade. Palermo, 4 febbraio 2020. Firmato il capogruppo Pietro Gottuso e i consiglieri Puma, Natale e Sandovalli Vincenzo. Consiglieri proponenti, chi vuole intervenire ha facoltà di farlo. Consigliere Puma o consigliere Sandovalli? Consigliere Sandovalli? Non ci sono presenti consiglieri proponenti, quindi io accantonerei, diciamo, questa mozione. E se non mi sbaglio, oggi è prosecuzione, giusto? Allora, all'atto della votazione vengono meno la presenza dei consiglieri proponenti. Ne votiamo la sospensiva, se siete d'accordo.
Deve cambiare gli scrutatori, presidente. Cambiando gli scrutatori, Scafidi va bene, nomino Cusimano e Galiotto come ulteriori scrutatori. Si vota la sospensiva. Presidente, perché? Diciamo che sarebbe più è consuetudine quello di trattare la mozione nel momento in cui ecco, ci sia un soggetto proponente che esponga diciamo, le motivazioni del, no, del tipo di mozione. Non per, a parte che c'è il consigliere Puma. Il consigliere Puma è rientrato. E quindi, poi in ogni caso questo allora, sì. È passato anche senza non la sentivo, consigliere Cusimano, diceva? In passato dico che questo consiglio ha votato mozioni senza la presenza dei la sospensione secondo me non ha di esserci perché è una questione di iter, dico di sta nella discrezionalità del presidente quindi se, anche per una questione di correttezza dico allora scrutatori Gadiotto, Cusimano, Scafidi. Sì. Se siete d'accordo votiamo la sospensiva in attesa che un proponente possa esporre la mozione in questione. Io sono contrario alla sospensiva. Ok, appello nominale. Sì, allora, Armetta. Assente. Costantino. Assente, vero? Sì. Cusimano. Assente. Quindi dottoressa Bocchiaro, sì. Riscontro che viene meno la presenza del numero legale. Sì, allora chiamiamo l'appello. Sì, sì. Allora, appello ore 1.07. Ferdinando Cusimano è rientrato, presidente. Allora continuiamo la votazione della sospensiva. Allora, Cusimano. È abbandonato di nuovo. Ha problemi di linea, sicuramente. E allora, chiamiamo l'appello, che vi devo dire? Dottoressa Robocchiaro. Allora, 11.08. Sì. Armetta. Assente. Costantino. Assente. Assente. Cusimano. Assente. Assente. Galiotto. Presente. Gottuso. Assente. Fiore. Presente. Megna. Assente. Puma. Assente. Sandoval. Assente. Scafidi. Presente. Allora, presenti solo Galiotto, Fiore e Scafidi. Ok, il consiglio alle ore 11.09 dichiaro chiusa la seduta. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci, presidente. Buongiorno. Buongiorno. Siete buongiorno. È caduto il numero? Sì, abbiamo già fatto l'appello. Ah, va bene, va bene. D'accordo. Va bene. Buongiorno consigliere. Buongiorno.